Buongiorno e bentrovati, gentili telespettatori di Teleprima, ad un nuovo appuntamento con la nostra informazione, il Prima TG che apriamo con le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha incontrato una rappresentanza dell'aeronautica militare in occasione del 98° anniversario della fondazione. Sentiamo proprio le parole del Capo dello Stato. L'anno scorso, a causa dell'esplodere della pandemia, questo incontro non ha potuto avere luogo, così come non è avvenuto neppure per le altre forze armate. Quest'anno, anche perché è l'ultimo mio mandato, non potevo e non volevo farne a meno e sono molto lieto di incontrarvi, anche per esprimervi l'apprezzamento e la riconoscenza per quello che l'arma fa abitualmente e sta facendo sotto alcuni profili particolarmente intensi in questo anno. 98 anni sono tanti, è una storia importante, questa ricorrenza si affianca ad altre importanti in questo anno, avvicina ai 100 anni di storia della Forza Armata. Ed è una, non soltanto una storia importante, ma una sottolineatura della realtà importante che l'aeronautica rappresenta il nostro paese. Siete una grande risorsa per la Repubblica. In questo periodo così difficile, segnato dalla pandemia, dall'angoscia, da difficoltà di carattere sanitario e di carattere economico e sociale, siete impegnati in prima linea e l'avete fatto e continuate a farlo con professionalità e con generosità di impegno. Questo in tutti gli ambiti e con tutti i mezzi che l'arma poteva mettere a disposizione del Paese, come è avvenuto. Dal rientro dei nostri connazionali in Cina o in Giappone, nei primi tempi dell'esplodere della pandemia, al potenziamento delle capacità di trasporto dei nostri concittadini in emergenza di salute, al trasporto di materiale e attrezzature sanitario, con il vostro personale medico e tecnico di supporto, con la predisposizione di ospedali a campo, con il contributo offerto dall'Arma al Servizio Sanitario Nazionale. L'aeroporto di Patrick Mare è stato inoltre, ed è inoltre, un punto nevralgico, è stato predisposto per affrontare l'emergenza ed è un riferimento decisivo per tutto il Paese, per ricevere, conservare e distribuire il vaccino contro il virus. E nel sottolineare l'importanza di questo concreto sostegno offerto al Paese, esprimo a ciascuno di voi e all'intera Arma Generale la riconoscenza della Repubblica. Buone notizie per quanto riguarda la lotta al Covid sul fronte vaccini, perché il presidente del Consiglio regionale della Liguria, Gianmarco Medusei, ha avuto la conferma da parte del commissario all'emergenza Figliuolo che dal prossimo 16 di aprile arriveranno nel nostro paese le dosi del vaccino Johnson & Johnson, una notizia importantissima per poter continuare la campagna vaccinale. Inoltre, il ministro Speranza ha comunicato che è stato firmato un protocollo con regioni e farmacisti per poter far partire le vaccinazioni Covid anche all'interno delle farmacie. La campagna, ha detto il capo di gabinetto, è la vera chiave per poter chiudere questa stagione così difficile. Si fa un passo in avanti per renderla più veloce e capillare. Per quanto riguarda invece la somministrazione, appunto, è importante da questo punto di vista chiudere un accordo con i farmacisti che sono già predisposti per poter iniziare il tutto. Intanto in mattinata flash proprio su questo, perché il Premier Mario Draghi insieme alla moglie Maria Serenella Cappello si sono recati presso l'hub di Termini per ricevere la prima dose del vaccino di AstraZeneca. L'aggiornamento dei contagi Covid, il report con i dati del Ministero della Salute sono 12.916
i nuovi contagi in Italia a fronte di 156.692. Tutti i dati risentono del consueto calo del fine settimana. I deceduti però alti, sono state 417. Le vittime attualmente sono ricoverate in terapia intensiva 3.721 pazienti, con un aumento di 42 persone rispetto alla giornata di domenica, mentre invece gli ingressi in rianimazione sono stati 192. Nei reparti ordinari sono ricoverate in totale 29.163 persone. Infine il tasso di incidenza, che si attesta all'8,2%. Ora i dati in Campania con il bollettino dell'unità di crisi regionale: sono 1.169 i nuovi contagiati, con 459 persone sintomatiche. I tamponi elaborati sono stati 10.007, di cui 1.406 antigenici, 54 invece le vittime, con 31 deceduti nelle ultime 48 ore, 23 in precedenza, ma contabilizzati soltanto nel più recente bollettino. I guariti sono stati 2.244. Per quanto riguarda il report di posti letto su base regionale, sono 656 posti di terapia intensiva a disposizione della regione e ne sono occupati 169, mentre invece sono 3.160 i posti di degenza ordinaria tra offerta pubblica e privata, ne sono occupati 1.601. Anche qui il tasso di incidenza è in leggera risalita, si è fermato all'11,68%. Ora un fatto di cronaca in Sicilia: maxi blitz all'alba dei carabinieri del NAS di Palermo e del comando provinciale di Trapani, che hanno eseguito un'ordinanza di misura cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di alcuni appartenenti al Dipartimento regionale per le attività sanitarie e l'osservatorio epidemiologico dell'Assessorato della Salute della Regione Sicilia. Come ha riportato l'agenzia ANSA, l'accusa è gravissima perché ci sarebbero dati alterati sulla pandemia, modificando addirittura il numero di positivi, dei tamponi e addirittura dei decessi diretti dall'Istituto Superiore di Sanità, andando a condizionare i provvedimenti per il contenimento della diffusione del virus sul territorio siculo. Nell'inchiesta è stato indagato anche l'assessore regionale alla sanità della Regione Sicilia, Ruggero Razza, che è accusato di falsità materiale ed ideologica. Infatti i carabinieri hanno sequestrato anche i suoi dispositivi mobili e proprio in mattinata è stato lo stesso assessore a rassegnare le dimissioni. Verrà conferito domani l'incarico per la perizia della procura sul crollo nel parcheggio dell'ospedale del Mare di Napoli. In totale sono 21 le persone iscritte nel registro degli indagati per i fatti dello scorso 8 gennaio. Hanno tutti ricevuto un avviso di garanzia. Le indagini sono coordinate dai magistrati del gruppo che è capeggiato da Simona Di Monte e dal procuratore capo Giovanni Melillo. Per la procura l'ipotesi di reato è ascrivibile ad una serie di tecnici che hanno avuto un ruolo importante nei lavori effettuati all'interno del parcheggio, ma bisognerà innanzitutto stabilire le cause del crollo e in base a quello poi procedere per identificare eventuali persone responsabili. Il crollo dello scorso 8 gennaio 2021 ha causato un cedimento di un'area enorme del parcheggio, fortunatamente senza persone in quel momento a causa dell'emergenza Covid-19. Se l'evento si fosse verificato qualche mese prima, si poteva tranquillamente parlare di una strage. Ci spostiamo ora ad Avellino con il sindaco locale Gianluca Festa, che ha parlato nella sua consueta conferenza stampa del lunedì sui propri canali social, focus sulla situazione Covid, in particolar modo sul discorso delle persone non deambulanti. Sentiamo proprio il primo cittadino. In settimana abbiamo ottenuto in prefettura una riunione molto importante, direi molto proficua, alla presenza evidentemente di Sua Eccellenza il prefetto, ma con la partecipazione anche di ASL ed Esercito, e si partirà subito dopo Pasqua, il martedì dopo Pasquetta per l'esattezza, con i tamponi per le persone non deambulanti. C'è questa buona notizia: si effettueranno
presso la caserma Berardi, anche un po' riconsegnando il vecchio rapporto che c'è sempre stato tra la caserma e la città, e che rapporto che invece negli ultimi anni, a causa delle modifiche, in qualche modo, per la verità, aveva perso anche un po' di consistenza. Non escludo, ma questa è una ipotesi, credo anche abbastanza concreta, non escludo che poi, una volta conclusa l'operazione di vaccinazione a favore delle persone non deambulanti o con difetti di handicap, insomma, rispetto alla deambulazione, non escludo che anche in futuro quella stessa location potrà essere utilizzata come ulteriore centro vaccinale. Ripeto, questa è una mia deduzione, ma immagino che, soprattutto tenendo conto del fatto che il commissario sia uomo che proviene da quella carriera militare, vorrà profondere il massimo sforzo anche da parte del suo corpo, e direi che questa potrebbe essere sicuramente una ulteriore buona notizia per la città e per la nostra comunità. Evidente che dobbiamo sempre fare i conti col personale che a volte scarseggia, perché mi rendo conto che non è facile trovare tanti infermieri, tanti medici, tanto personale diciamo paramedico, e anche tanti amministrativi in numero sufficiente anche alle dosi che arriveranno. Nel frattempo però noi abbiamo l'obbligo, il dovere di attrezzarci in modo da farci trovare pronti quando dovessimo finalmente avere un numero di vaccini talmente sufficiente da poter effettuare una vaccinazione a tappeto e così debellare in maniera definitiva questo brutto virus con cui stiamo combattendo da anni. A Caserta, nuovo aggiornamento della curva pandemica da Covid-19 con i dati dell'ASL di Terra di Lavoro. Nella giornata del 29 marzo sono 130 i nuovi positivi, con 12 vittime e 359 guariti. I test elaborati sono stati 1046, per un tasso di incidenza del 12,42%, in discesa rispetto alla giornata di domenica di circa un punto percentuale. Nel saldo complessivo c'è una discesa importante dei positivi, con meno 241 contagiati in provincia. Per quanto concerne la situazione delle singole città, Caserta scende sotto quota 600 e fa registrare 596 casi attivi, c'è poi Maddaloni con 500 e Marcianise con 495. A Santa Maria Vico invece è consegnato il nuovo ufficio mobile alla Polizia Municipale, un'arma sicuramente importante per il controllo del territorio. Sentiamo sul punto le parole dei protagonisti. Stiamo mettendo in campo, per gli uomini e i mezzi che abbiamo, un controllo importante sia sull'attività all'interno del paese, sia nei centri commerciali dove abbiamo le attività commerciali, abbiamo diciamo qualche preoccupazione in più, e per cui i vigili, con garbo, con professionalità, in questi giorni stanno approfondendo le loro azioni proprio attraverso le attività commerciali. Questo è un mezzo che oggi io consegno ufficialmente al comando attraverso il comandante. Questa è una macchina che è un ufficio completo, dove vi sono tutte le attrezzature per poter andare a fare un'attività di controllo nelle strade e nelle zone della comunità Santa Maria Vico. Io intanto voglio ringraziare i volontari della Protezione Civile che collaborano con il comando sul nostro territorio. Voglio anche spendere qualche parola rispetto al comando dei carabinieri. Penso che l'unico comune che sta avendo controllo in questo periodo con forze speciali è Santa Maria Vico, e anche al comandante va il nostro ringraziamento. La vivibilità, il controllo e la sicurezza è un punto cardine del nostro programma. A Santa Maria Vico il governo c'è, lo Stato c'è, e pertanto dobbiamo continuare a garantire maggiore controllo, maggiore sicurezza ai cittadini, perché è il primo obiettivo che ci viene posto. Porteremo avanti questo obiettivo anche riammodernando quello che è ancora il parco macchine, già abbastanza importante, ma abbiamo idea di andare a acquistare nuovi mezzi. Noi condividiamo i progetti, condividiamo le attività, condividiamo
il comune intento di migliorarci, intendendo la nostra attività come un servizio alla comunità, e proseguiremo su questa strada. Con questo mezzo, che è un ufficio mobile, quindi permetterà di eseguire tutta una serie di operazioni sul posto, quindi in assenza di un ufficio diciamo tradizionale, quindi questo potrà spostarsi su tutto il territorio, soprattutto in quelle frazioni, in quelle aree meno diciamo meno centrali, e per dire alla cittadinanza che Santa Maria Vigo non è solo il centro, ma Santa Maria Vigo è l'intero territorio. Chiudiamo con il calcio. Dopo la sosta per le nazionali, Napoli riprenderà gli allenamenti nel pomeriggio di oggi al Training Center di Castelvolturno. Il campionato riprenderà il prossimo sabato 3 aprile con gli azzurri che ospiteranno al Diego Armando Maradona il Crotone per la 29esima giornata di Serie A. Nonostante ciò, alcuni giocatori hanno deciso di scendere in campo anche nella giornata di ieri per recuperare da infortuni subiti. È il caso di Andrea Petagna, che ha svolto una seduta di lavoro personalizzato. Inoltre la sosta sul campionato ha spostato i riflettori non solo per quanto concerne gli infortuni, le dinamiche Covid, ma anche per il futuro e il mercato della società partenopea. Infatti si lavora con attenzione alla prossima sessione estiva, dove non si esclude l'addio non solo dell'allenatore Gennaro Gattuso, ma anche di alcuni calciatori, tra cui lo spagnolo Fabian Ruiz, che ha estimatori in Spagna, in particolar modo a Madrid. La tentazione di rientrare in Liga è comunque presente, ma bisognerà comunque attendere il termine della stagione. Ricordiamo che lo spagnolo è stato prelevato da Napoli, dal Betis di Siviglia, e l'Atletico Madrid sarebbe pronto ad offrire una cifra vicina ai 50 milioni di euro. Con il calcio chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguo di giornata. Arrivederci.